Buongiorno da Taglio di Po, siamo oggi per il battesimo di un comitato particolarmente interessante che si chiama Miglioramento Continuo, qua a Taglio di Po per, diciamo, spronare l'amministrazione, spronare altre associazioni per far di questo paese, che è sempre stato un fiore all'occhiello particolarmente interessante del Delta, farlo diventare sempre più bello e sempre più interessante, appunto. Adesso ascoltiamo il presidente di questo comitato, il sindaco, e vediamo un po' i componenti di questa associazione. Abbiamo ufficializzato la nascita di un comitato che abbiamo chiamato Miglioramento Continuo, dopo aver la settimana scorsa avuto un incontro con il sindaco. Lo scopo è quello di, voglio dire, migliorare il nostro vivere insieme, proponendo delle proposte, che la condizione essenziale è quella, appunto, di essere ben accolti dall'amministrazione in modo da collaborare con l'amministrazione. L'altro aspetto fondamentale è il riconoscimento da parte della cittadinanza, che riconosca l'utilità e la necessità di questo comitato. Perché siamo animati da amicizia, stima e fiducia reciproca, e questa mi dà un attimo di conforto nel pensare che riusciremo a fare qualche cosa di buono e di positivo per la nostra comunità. Ecco, praticamente non un'associazione, un gruppo, un comitato in competizione con altri comitati o altre associazioni e con l'amministrazione, ma da stimolo e da controllo. Non deve essere in conflitto con nessun altro tipo di associazione a Taglio di Po, ma casomai collaborare con tutte le altre tipi di associazione, e soprattutto io penso che questo comitato debba essere aperto alle generazioni future, quindi non è un comitato a tempo determinato, ma è un comitato, voglio dire, che si prefigge di durare nel tempo, perché solo nel tempo potrà produrre degli effetti positivi per il nostro paese. Sì, sicuramente è una bellissima iniziativa da parte di questo gruppo di cittadini che si è messo in campo, insomma, per supportare l'amministrazione, o meglio la comunità, nel quello che può essere qualsiasi miglioramento nei settori più importanti, dal decoro urbano al sociale e a quant'altro che possa esserci utile per promuovere la comunità e per migliorarla sempre. Il comitato è nato per supportare, come dicevo, la comunità, quindi non è apolitico, è un comitato spontaneamente nato dai cittadini. Il nome stesso, Miglioramento Continuo, è indice di quello che vuole essere il luce che si è dato questo comitato per, appunto, promuovere anche la comunità di Taglio di Po nella sua completezza.